La politica innanzitutto deve smettere di ingannare, perché sulla sanità gli inganni della politica sono stati diffusi nel tempo. È particolarmente odioso quando ci sono commistioni opache nella sanità, gli scandali sulla sanità sono diffusi. Ci vuole buona politica che sa programmare, che investe sul pubblico, che si oppone all'autonomia differenziata, che rafforzerà ancora di più non solo la migrazione dei pazienti ma anche la migrazione dei medici. La politica dovrebbe investire in ricerca. Sono tutti temi che negli anni hanno investito le politiche nazionali e regionali con risultati non sempre convincenti, anzi molto spesso deludenti, se pensiamo anche alla nostra città, le promesse mancate, gli ospedali che sono chiusi, i pronto soccorso che vanno in affanno. Però poi questa è anche la città dei medici straordinari, del personale che lavora nelle strutture pubbliche ma anche quelle convenzionate e private, dei medici di famiglia, di tanti che interpretano in maniera fedele il giuramento di Ippocrate che sarà letto oggi. Basta solo pensare al lavoro straordinario che in queste ore hanno fatto i medici del Santo Bono con professionalità, abnegazione e umanità per capire che qua non ci manca niente. Ci vuole solo esattamente una maggiore buona politica di programmazioni, di investimenti e aggiungo di onestà.